Ora l'angelo del Signore salì da Galgala a Bochim e disse: io vi ho fatto uscire dall'Egitto e vi ho condotto nel paese che avete giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: non romperò mai la mia alleanza con voi. Voi non farete però alleanza con gli abitanti di questo paese, distruggerete i loro altari, ma voi non avete obbedito alla mia voce. Perché avete fatto tutto questo? Perciò anch'io dico: non scaccerò i vostri nemici per mettervi alla prova. Appena l'angelo del Signore disse queste parole a tutti gli israeliti, il popolo alzò la voce e cominciò a piangere dirottamente. Chiamarono quel luogo Bochim e vi offrirono sacrifici del Signore, al Signore. Questa parola significa che Dio ha stretto un'alleanza con noi, ci ha dato un comandamento, il primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Ci è detto di cacciare i nostri nemici dai luoghi dove noi stiamo, ma noi non abbiamo obbedito alla voce del Signore, abbiamo infranto la sua alleanza facendo alleanza con ma facendo alleanza con i nemici, e per questo il Signore chiede conto e ragione e ci richiede di cacciare i nostri nemici, di buttarli fuori, perché questi ci potranno indurre a rompere la nostra alleanza con Dio. Sono i nostri veri grandi nemici che ci impediscono l'alleanza con il Signore e ci impediscono di essere il popolo suo. Questa mattina noi vogliamo individuare i nostri nemici che dovevamo combattere e non abbiamo combattuto, anzi abbiamo alzato altari e stele in loro onore. Sono i nemici che noi chiamiamo i vizi capitali, la superbia, la lussuria, l'ira, l'invidia, gelosia, ingordigia, avarizia, ignavia. Sono i grandi nemici che impediscono il nostro cammino. E con questi nemici abbiamo fatto alleanza, cioè anche noi abbiamo offerto delle libazioni alla nostra superbia, alla nostra lussuria, alla nostra invidia, alla nostra ira, alla nostra gelosia, al nostro rancore, alla nostra gola, alla nostra avarizia, alla nostra ingordigia, alla nostra ignavia. Ci siamo alleati con questi nemici di Dio, che Dio ci aveva comandato di distruggere e noi non abbiamo distrutto. Ci siamo alleati con i due grandi nemici, gli spiriti del male che girano per l'aria, e abbiamo dato loro ospitalità. Abbiamo fatto alleanza con il mondo, non ostacolando le loro idee, le loro dottrine, e adattandoci ai loro costumi, alla loro mentalità, cioè la mentalità dei mondani.
Per questo noi non siamo più il popolo del Signore, fedeli a Lui. Questa mattina il Signore ci chiama a rinnovare l'alleanza con Lui. Quando l'angelo del Signore a Bochim disse queste cose, il popolo diede un grosso pianto, perché la parola del Signore aveva colpito i loro cuori e rinnovarono l'alleanza con Dio. Questa mattina il Signore ci chiama a rivedere le nostre situazioni, ci chiama a liberarci dai nostri nemici, ad abbattere gli altari e le stele dei nostri nemici, ad abbattere la nostra superbia, la nostra lussuria, l'ira, la racconia, l'invidia, le gelosie, le contese, i dissensi, i rancori, altrimenti questi ci divorano e gli spiriti del male dimorano qui in mezzo a noi. Questa mattina dobbiamo piangere davanti al Signore, dobbiamo purificarci e soltanto dopo noi faremo piazza pulita degli spiriti immondi che circolano in questo luogo, che circolano nelle nostre case, che ci impediscono di vedere la via del Signore e di essere il popolo santo di Dio. O Signore Dio nostro, dacci questa mattina la grazia di piangere le nostre infedeltà, perché siamo stati infedeli a Te, abbiamo commesso delle iniquità nella terra dei santi. Questa è terra di santi, le nostre case sono terra di santi e noi le abbiamo profanate. Signore, noi abbiamo peccato contro di Te ed è per questo che vogliamo piangere le nostre infedeltà davanti a Te. Il popolo israelitico pianse, qui non si vede nessuno che asciuga il proprio volto dal pianto perché i nostri cuori sono induriti. Oggi si è ascoltata la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori come avvenne a Meriba nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Fratelli e sorelle, scendiamo nel profondo del cuore e mettiamo davanti al Signore i nostri peccati. Qualcuno potrà dire, ma io non ho peccati, io ho soltanto sofferenza, dolori, ma in realtà il peccato è dentro di noi, il peccato è nelle nostre famiglie, il peccato è nella nostra società in cui viviamo. Domandiamo perdono al Signore delle nostre infedeltà, se non vogliamo che dire di Dio scenda ancora su di noi e ci consumi. Chiediamo al Signore di conoscere il nostro peccato, di confessarlo davanti a Dio e di fare penitenza del nostro peccato. Noi ci leveremo in questo momento. Lavatevi, purificatevi, piangete i vostri peccati, dice il Signore, davanti a me. Piangete per voi, per i peccati dei vostri figli, per i peccati dei vostri genitori, voi ragazzi e ragazze. Piangete davanti a me, perché avete bisogno di questo pianto. La mia ira è su di voi, ma è un'ira di misericordia, perché io non voglio distruggere il mio popolo, voglio salvarlo, ma riconoscete di essere peccatori, piangete davanti a me e vedrete la mia misericordia scendere nelle vostre case, altrimenti siete voi a impedire la mia misericordia di venire dentro di voi, di venire nelle vostre case e salvarvi. Sì, o Signore Gesù, mediatore tra Dio e l'uomo, unico intercessore, noi ti preghiamo in questo momento. Salvaci, rendici convinti mediante il tuo spirito del nostro peccato, delle nostre infedeltà, fa che piangiamo davanti a te per avere te misericordia e perdono. Poi nel tuo nome, Signore Gesù, cacceremo gli spiriti immondi che circolano nell'aria, che infestano le nostre case, perché se ne vadano lontano e le nostre case e questo luogo siano purificati con la presenza dei tuoi angeli santi.
Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificateli e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e andiamo a Betlemme, dove io ho costruito un altare al mio Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia e che è stato con me nel cammino che ho percorso. Ecco, Giacobbe esorta i figli ad eliminare gli dei stranieri. Dei stranieri sono dentro di noi, a cui noi prestiamo culto. Dei stranieri ci sono qui. Dobbiamo abbattere le stele degli dei stranieri. Qui abita il Signore. Nelle nostre case deve abitare il Signore. Nel nostro cuore deve abitare il Signore. Siamo il popolo di Dio. Chiamiamo allora il Signore perché ci lavi dei nostri peccati e riceviamo dentro di noi questo lavaggio di grazia che il Signore ci dona se noi riconosciamo con sincerità di essere peccatori davanti a Lui, manchevoli davanti a Lui. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione. In questo giorno sei consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male, dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, ma che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custodite dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso invochiamo il nome di Gesù, il sangue di Gesù su di noi, per non soccombere davanti alla maestà del Padre. Il sangue di Gesù ci copra e l'acqua del suo costato ci lavi dei nostri peccati. Riconosciamo che siamo peccatori, siamo stati infedeli davanti a Dio. Gridiamo al Signore, per non essere abbattuti dall'angelo distruttore. Riconosciamo il nostro peccato e crediamo a Lui, perché Egli ci liberi. Come pulisce la cera davanti al fuoco, come si dilegue la nebbia al sole, come il fumo si disperda all'aria, sia disperso, Signore, tutti i tuoi nemici di fronte a te. Ecco la croce del Signore, fuggite forze avverse, ecco la croce del Signore, fuggite forze avverse, ecco la croce del Signore. Fuggite forze avverse, vince il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, alleluia, la tua misericordia, Signore,
c'è sopra di noi, noi tutti speriamo in te. Vicina, Signore mio Dio, questo popolo. Manda gli angeli santi del cielo a liberarli dagli spiriti cattivi e a custodirli nel tuo santo nome. Vieni, o santo angelo Michele, vieni Raffaele, vieni Gabriele, venite angeli santi a spazzare gli spiriti cattivi da questo luogo e dalle nostre case, perché questo è il luogo santo, il luogo di Dio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Legatevi, dice il Signore, in questo momento, buttate le vostre catene, i vostri legacci, che vi legano a caviglie e polsi. Slegatevi e siate liberi, perché il Signore vi vuole liberare. Fate guerra, guerra ai vostri vizi capitali che vi asservano. Fate guerra alla superbia e date luogo all'umiltà. Fate guerra alla lussuria e date luogo alla purezza dei costumi. Fate guerra all'ira e date luogo all'umiltà. Fate guerra all'invidia, alla gelosia e date luogo alla comunione fraterna, all'amore vicendevole. Fate guerra all'avarizia e siate liberati gli uni con gli altri. Fate guerra alla gola e siate mortificati. Liberatevi dall'ignavia e camminate spediti, operando il bene. Liberatevi dall'odio che vi morde il cuore e vi uccide l'anima. E date luogo all'amore, mettete fuori tutti i vostri rancori, buttateli a terra, spegneteli, date luogo all'amore fraterno, alla carità, al rispetto vicendevole. Siate figli di Dio, non figli del maligno. Queste opere le ha fatte il maligno e le ha portate in mezzo agli uomini. Non fabbricate idoli agli dei, farsi e bugiardi, non prestate a loro il culto, versando olio davanti a loro, oppure dando incenso alle loro stelle. Liberatevi, liberatevi, io sono il Signore Dio vostro, l'unico Dio, Lui solo adorate. Signore Gesù, noi ti preghiamo in questo momento, libera i prigionieri, libera tutti noi che siamo schiavi, raccogli i nostri dispersi, libera quelli che sono schiavi in mano ai pagani, guarda benigno i disprezzati e gli oltraggiati, sappiano i pagani che tu sei il nostro Dio, unisci quelli che ci opprimono e ci ingiuriano con superbia. Concedi al tuo popolo di radicarsi nel tuo luogo santo, come tu hai ordinato. Signore, purifica questo luogo, rendere il luogo della tua dimora, il luogo della grazia, della pace, della gioia, il luogo degli angeli santi, il luogo dove si onore Dio, dove ci si affratella tra di noi. Signore, rinnova il tuo patto di alleanza con noi. Noi siamo il tuo popolo, tu sei il nostro Dio. O Signore, perdonaci per il Cristo tuo Figlio, che ha patito per noi. O Cristo, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il popolo. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il popolo. O Spirito, che nell'acqua del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il popolo. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici questo popolo,
rinnova con questo popolo la tolleranza di amore e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua che è stata espressa in questo luogo il glorioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Io sono la salvezza, dice il Signore, sono la salvezza del mio popolo. Qualunque prova mi invocheranno, in qualunque circostanza si troveranno, io, se pregheranno me, li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre. Preghiamo. Dio misericordioso, che doni agli uomini un tempo favorevole alla riconciliazione, perché ti riconoscono Creatore Padre, fa che accogliendo la tua offerta di pace collaboriamo al disegno della tua volontà per ricondurre tutto a Cristo unico Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettera a Giuda Apostolo. Carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti, altri salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria, senza difetti e nella gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Parola di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato autorità di farlo? Ma Gesù disse loro: vi farò anch'io una domanda, e se mi rispondete vi dirò con quale potere le faccio. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi discutevano tra sé dicendo: se rispondiamo dal cielo dirà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini. Però temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta.
Allora diedero a Gesù questa risposta: non sappiamo. E Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. L'autorità di Gesù. Ecco il tema del Vangelo di oggi che viene riproposto a noi. L'autorità di Gesù. È l'autorità che il Padre gli ha dato come Verbo incarnato su tutta la creazione, su tutta l'umanità, perché il capo di tutta l'umanità, e l'autorità che gli viene dal fatto che egli è Dio, sceso in mezzo agli uomini, e che tutti siamo sua creatura, e l'autorità che gli viene dal fatto che egli è risorto dai morti, e tutti in lui. Se vogliamo avere la vita, dobbiamo attingere da Lui. Tutta la creazione, se vuole rinnovarsi, deve attingere da Lui. Lui è la fonte della vita. Il Padre gli ha dato ogni potere. Mi è stato dato ogni potere, gli dirà, prima di partire da questo mondo al Padre. Mi è stato dato ogni potere. In cielo, in terra e in ogni luogo. Con il Signore dell'universo, il Signore del genere umano. Egli è la luce, egli è la vita. Eppure le tenebre non lo hanno ricevuto, il mondo lo ha rigettato. Quelli che lo hanno ricevuto hanno avuto il potere di diventare figli di Dio, ma quelli che l'hanno rigettato saranno condannati, perché è venuta la luce e sono rimasti nelle tenebre. È venuta la vita e sono rimasti nella morte. Gesù è venuto nel suo Tempio, il Vangelo precedente, il brano precedente, e ha gridato: la mia casa, la casa di mio Padre, è casa di preghiera. Voi ne avete fatto una spelonca di ladri, botto tutte per terra, i denari dei cambi a valute, i venditori, gli uccelli, gli agnelli, i venditori di cose destinate al culto. Via questo bacano, la mia casa è casa di preghiera. Dentro di noi c'è mercato, dentro il tempio dell'anima nostra c'è il peccato e c'è mercato. Compriamo e vendiamo. Tutti hanno accesso dentro di noi, la casa di preghiera nostra, il tempio nostro è profanato, mentre la casa di preghiera è la dimora di Dio. Il tempio delle nostre famiglie è profanato. Vi entra di tutto. Con la televisione vi entra tutto. Con la stampa cattiva vi entra tutto. Con i perversi costumi vi entra tutto. Non c'è pace più in famiglia e le malattie perversano.
La famiglia, che è tempio di Dio, è diventata spelonca di ladri. È diventata casa di profanazione. Tempio degli idoli. La nostra società, che è tempio dello spirito, è profanata dalla presenza di spiriti immondi. Qui si fa ogni peccato, non si rende culto a Dio, ma si rende culto alla carne, culto al demonio, culto alla menzogna. Si coltivano tutti i sette vizi capitali e Cristo viene. Gli dicono: con quale autorità? Mi domandate con quale autorità? Siete impudenti a chiedere con quale autorità? Io sono il vostro Dio, sceso in questo mondo. Io sono il vostro Messia, il vostro Salvatore. Sono venuto a purificare, a lavare, a bruciare tutto ciò che il nemico mio ha messo di immondo nella mia casa. Sono venuto a redimere, sono venuto a dare la vita. Con quale autorità? Con l'autorità di colui che ama, di colui che è il Signore. Come fate a chiedere con quale autorità? Riconoscetemi prima chi io sono. Io sono il Signore tuo Dio, sceso in mezzo a te. Io sono il Signore tuo Dio, che vengo a salvarti. Io sono il Signore tuo Dio, che vengo a liberarti. Io sono colui che ti amo e voglio ad ogni costo salvarti dalla morte che ti sta attorno. Ecco la mia autorità, è l'autorità del tuo Dio, l'autorità del mio amore. Fratelli e sorelle, questa mattina noi chiediamo al Signore che rinnovi la sua alleanza con noi. Il Signore ci ha interpellati, il Signore ci ha detto che siamo dei delinquenti perché abbiamo abbandonato la sua strada. Il Signore ci ha detto che noi siamo il suo popolo, siamo i suoi figli e vuole rinnovare la sua alleanza con noi nel dolore dei nostri peccati, ma nella sincerità del nostro cuore rinnoviamo la nostra alleanza con il Signore, popolo di Dio. Il Signore ti chiama a rinnovare la tua alleanza. Apprestati a venire qui a Sichem. Questo tempio oggi si cambia nella vallata di Sichem. Qui c'è la pietra, sotto il terebinto c'è Gesù, la pietra viva che ascolta quanto noi diremo. La pietra. Alziamoci allora tutti, fratelli e sorelle. Rinnoviamo la nostra alleanza con il Signore, alleanza di fedeltà a Dio. Alziamoci tutti, invochiamo il nome del Signore e poi rinnoviamo la nostra alleanza. Invochiamo il nome del Signore e rendiamolo presente, perché quando noi invochiamo il nome di Gesù, ossia chiamiamo Gesù per nome, egli si rende particolarmente presente. E adesso che abbiamo rinnovato il nostro patto di fedeltà al Signore, costruiamo, come ci dice l'Apostolo Giuda, costruiamo il santo edificio spirituale nello Spirito Santo, mediante la fede e l'amore. Conservatevi nell'amore di Dio, pregate mediante lo Spirito Santo, edificatevi sopra la vostra fede, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo. Ma guardatevi dal cadere di nuovo nei tranelli, convincete quelli che sono vacillanti,
Se ci sono dei vacillanti in mezzo a voi, convinceteli ad aderire al Signore, perché nel Signore è la salvezza. Se ci sono di quelli i quali stanno cadendo nel fuoco delle lingue, nel fuoco della Geenna, salvateli strappandoli dal fuoco. Se poi ci sono di quelli i quali avete paura che si allontana da Dio, abbiate compassione con timore, perché tutti bisogna salvare, però dovete guardarvi da quelli che mantengono la veste contaminata. Guardatevi dalla veste contaminata della loro carne. Se ci sono di quelli i quali vogliono trascinarvi lontano da Dio, quelli che vogliono trascinarvi gli uni contro gli altri con passione di sì, allontanatevi da loro, perfino dalla veste contaminata della loro carne, neanche dovete avvicinarli, perché non vi portano su vie perverse. Quelli che vi allontanano dall'amore di Dio o dall'amore del prossimo, allontanateli, tenetevi lontano, neanche state vicino a loro, perché la loro veste contaminata non contamini i vostri costumi e il vostro cuore. E date tutti gloria al Signore, all'unico Salvatore Gesù. Rendete grazie a Dio Padre per mezzo di Lui, perché tutti dobbiamo essere riuniti per dare la gloria al Signore e cantare alla Sua maestà, alla Sua potenza, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Su. E adesso prepariamoci a celebrare la nuova alleanza nel sangue del Signore. Il profeta Geremia aveva parlato della nuova alleanza nel sangue di Cristo. E Cristo dice: questo è il sangue della nuova alleanza, versato per voi e per tutti, per remissione dei peccati. Adesso che abbiamo rinnovata la nostra alleanza al Signore, celebriamo la nuova alleanza nel sangue di Cristo. Nella Santa Messa rinnoviamo la nostra alleanza in Cristo Gesù, un'alleanza che non verrà mai meno, perché al centro dell'alleanza c'è Lui, e il Suo sangue versato per noi è garanzia di un'alleanza eterna. Dio non distruggerà mai il patto di amore con noi, finché noi siamo in Cristo Gesù. Prepariamoci allora alla Santa Messa, in cui rinnoveremo la nostra alleanza nel sangue del Signore. Intanto innestiamo la nostra preghiera in questo momento, prima di offrire le oblate, cioè il pane e il vino, i segni dell'alleanza. Ascolto, Padre, la preghiera che ti abbiamo offerto in Cristo Gesù nostro Signore, e per il suo sangue sparso per noi, esaudiscici in quello che ti abbiamo offerto, che abbiamo chiesto, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio e lo devo dire del tuo nome, per essere la nostra e tutta la sua santa Chiesa. Ricorda, o Padre, che nel sangue del tuo Figlio, nostra pace e riconciliazione, hai distrutto il peccato del mondo, accogli le offerte della tua Chiesa e fa che si estenda in ogni parte della terra la libertà che Cristo ci ha donato
e egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto. È veramente giusto. Renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza, soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione, di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo all'immenso coro degli angeli e dei santi per cantare la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: pregate di portare i loro bambini o inviare i propri bambini qui davanti all'altare, perché vogliamo invocare lo Spirito Santo su questi bambini, perché visitate dallo Spirito guariscono della loro infermità e perché vengano depositate nei loro cuori ancora tenere e ben ricettive le grazie particolari di Dio, venga risvegliato il patrimonio battesimale in questi bambini. Nel frattempo che si radunano i bambini, diciamo le ultime preghiere. Abbiamo celebrato la messa della riconciliazione, riconciliazione con Dio, e ci abbiamo così verso la Quaresima riconciliato con il Signore. O Padre, che ci hai nutrito del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che questo mistero di unità accresca in noi l'amore per te e per i fratelli e ci aiuti a portare nel mondo la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Signore, tu hai detto: lasciate che i bambini vengano a me. O Signore, questi bambini rappresentano l'innocenza, rappresentano i fiori profumati. Eppure questi innocenti soffrono, hanno cominciato già a gustare il fiele amaro della sofferenza. Gesù, stendi le tue mani sui bambini, benedici uno per uno, benedici i bambini che sono ancora nel grembo delle loro mamme, benedici quelli che sono più grandicelli, benedici tutti, o Signore. E su tutti noi invochiamo
la presenza del tuo Santo Spirito. Vieni, o Spirito di Dio, vieni e risana, vieni e consola. Spirito di Dio, riempici. Spirito. Anishikai, ikitanaya, anashayaka, iti, anashira. Guai che scandalizza uno di questi bambini, perché i loro angeli vedono il volto del Padre mio. Signore, custodisci questi bambini, e impedisci che l'ombra del male si posi su loro. O angeli santi del cielo, custodi di questi bambini, voi che guardate il volto del Padre, stendete le ali su questi bambini perché crescano sani, vigorosi, ma crescano così nell'innocenza e nella grazia. Amen. Allora, posti, venerdì prossimo, nella preghiera della guarigione, alle ore 21, c'è la guarigione dell'immaginazione. È interessante, pregheremo il Signore qui, e allora ci ritroveremo tutti qui venerdì 10 per la preghiera di guarigione. Amen. Poi, dopo la benedizione, daremo alcuni annunci di guarigione. Canto numero 266. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo santissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, Sacrestissimo Sposo. Benedetto San Giuseppe, Sacrestissimo Sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benediciamo il Signore perché proprio oggi il Signore ha guarito diversi uteri di donne, o dalla sterilità, per cui saranno in grado di concepire, o da un fibroma, o da una pieghetta. Sono parecchie donne che vengono oggi toccate dal Signore proprio nella parte più vitale. Ringraziamo di questo il Signore. Ringraziamo ancora il Signore perché tocca i bronchi di diverse persone e la gola. Due persone che soffrono perché hanno dei noduli o le ghiandole linfatiche ingrossate, gioiscono perché il Signore sta toccando le ghiandole linfatiche e i noduli di due persone. Vediamo adesso se c'è qualche indicazione da parte della sala. Ecco, c'è indicazione di un seno adesso dolorante di una donna che viene risanato dal Signore.
così anche lo stomaco di un'altra persona. E una persona che soffre al cervello, il Signore dice a questa persona: abbi pazienza, però io ti curerò e ti risanerò. Ringraziamo ancora il Signore perché tocca alcuni bambini. Ci sono diverse mamme che sono in apprensione per i loro bambini. A una donna che ha il bambino nel grembo ed è malato il bambino, il Signore dice: porti avanti la gravidanza e vedrai le meraviglie del Signore.